Massimiliano Bruno alla rappresentazione questa sera. Che ne pensa? Beh, sono molto contento, me ne avevano parlato molto bene. Se sono qui è perché, insomma, a Roma si diceva che c'era da andare a vedere questo musical fatto benissimo. Io sono molto molto contento, mi sto divertendo tantissimo perché gli interpreti sono dei buoni attori e buoni cantanti, quindi è uno spettacolo piacevolissimo da vedere, divertente, musiche straordinarie, il maestro Cangialosi è stato bravissimo. Insomma, io sono veramente entusiasta di questo spettacolo, speriamo che lo riportino ancora in giro in tutta Italia, perché è veramente un prodotto straordinario, grazie al cielo sappiamo ancora fare le cose qua in questo paese. La presidente del decimo municipio, Giuliana Di Pillo, a questa rappresentazione della famiglia Adams, sì. Che ne pensa? Abbiamo assistito a uno spettacolo meraviglioso, di altissimo livello, che è difficile credere che sia a livello amatoriale, insomma l'orchestra, quindi musica dal vivo, un bellissimo messaggio, divertimento puro, è stato veramente bello, complimenti a chi l'ha organizzato. Tutti i partecipanti sono del territorio, quindi un vanto, un orgoglio. Assolutamente, in questo territorio ci sono delle realtà veramente eccezionali e questa è la dimostrazione. Mi sembra che sia andata bene anche l'ultima rappresentazione. Assolutamente, siamo contentissimi. Abbiamo fatto in 6 rappresentazioni più di 1500 spettatori, un risultato veramente inaspettato per noi che siamo una compagnia comunque amatoriale del territorio, una giovane compagnia nata ormai 9 anni fa, però fatta completamente da ragazzi under 35, un risultato veramente di cui andiamo fieri e che speriamo di ripetere il prossimo anno nella prossima stagione, dove vogliamo portare all'attenzione del pubblico del litorale romano nuovi spettacoli, ovviamente sempre americani, sempre spettacoli da Broadway. Avete ricevuto complimenti dal regista, campione di incassi Massimiliano Bruno, e dall'amministrazione locale? Assolutamente, è un piacere ricevere consensi da persone che comunque sono professioniste del mestiere dello spettacolo. Massimiliano è un amico, è venuto a vedere il nostro Gomez e siamo felici che abbia avuto un grande apprezzamento. L'amministrazione, siamo altrettanto felici che abbia visto in noi un potenziale per dare ovviamente cultura, per dare nuovi spettacoli a questo territorio e farlo andare in un mondo teatrale che magari non conosce, perché questi sono spettacoli, questo è uno spettacolo del 2012, quelli che proporremo nel prossimo anno sono del 2016 e del 2013, parliamo di tutte cose nuove che a Broadway magari sono già un po' datate, ma da noi non sono ancora arrivate.